Ciao, sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come fare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curvilinee per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale, la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Buongiorno a tutti. Oggi faremo il top con scollo a V arricciato sul seno. Come al solito vi lascio il link qui sopra del cartamodello base davanti per andarlo a recuperare direttamente. Iniziamo dallo scollo. Io ho deciso di fare lo scollo che parte da 3 centimetri dalla base del collo, quindi da questo punto mi collego con il centro del seno, quindi faccio una riga, la faccio tratteggiata e poi qua faremo la nostra fascia, che non sarà dritta ma arrotondata dal fianco fino al centro del seno. Quindi sempre faccio una linea tratteggiata, da sotto il giro manica scendo di 13 cm e mi congiungo al centro del seno. Ecco, questa sarà la mia fascia. E adesso posso andare a ritagliare il mio cartamodello per poi andarlo a modificare. Quindi ritaglio queste due parti. Taglio anche la scollatura. Adesso andrò a modificare le due parti. La fascia in vita, andremo a togliere la pence, quindi andremo a chiuderla. Così, con un pezzettino di scotch. Ecco qua, e questo è un pezzo, vedete? Poi andremo a correggere qua dove si unisce la pence. E qui andremo a chiudere la pence per poi andarla a far sfogare sotto il seno, perché questa parte verrà tutta arricciata. Quindi chiudiamo la pence. E l'apriamo qua sotto, nella riga centrale della pence vado a tagliare fino alla punta del seno. Ok, e qui si è allargato, come vedete, si è aperto. Per approfondire la nostra arricciatura, ok, e avere la parte più arricciata, possiamo andare a fare delle linee lungo la linea del seno in verticale. A me misura 12, quindi vado a fare due linee, 4, 8, vado a segnare due linee in perpendicolare e taglio su queste due linee. Ok,
Adesso vado anche a tagliare sulla linea del seno. E così posso aprire la mia arricciatura. Quindi andrò a mettere un po' in obliquo la mia striscia e lo stesso faccio con l'altro pezzetto. Lo metto in obliquo, ecco così, e andrò così ad aprire di più questa parte. Vedete quanto spazio, possiamo farlo di quanto vogliamo, eh? E poi prendiamo un foglio, andiamo a ricalcare questa parte e vado a ridisegnare la sagoma. Ok, e adesso ritaglio. Questo è il nostro, la nostra parte del top sopra e questo è la fascia sotto. Questa andrà così e questa parte andrà arricciata e cucita qua su questo profilo. Questa parte è finita. Adesso bisogna fare la parte dietro. Ok, per la parte dietro si dovrà fare il cartamodello del corpetto base dietro, vi lascio sempre il link qui sopra per andarlo a recuperare direttamente e poi non è che si deve fare più di tanto, bisogna fare la stessa apertura dello scollo che c'è sul davanti, quindi a 3 centimetri dalla base era, quindi apro di 3 centimetri e ridisegno il mio scollo, ecco qua. Se vogliamo possiamo anche scendere di un centimetro, ok? Possiamo farlo anche in questo modo, allargarlo un attimino. Ok? Se no lasciarlo qua, come volete, è indifferente. Se lo volete un po' più accollato o meno. E facciamo in questo modo. Io adesso sto facendo quello che sono scesa di un centimetro, ok? Quindi 3 centimetri dalla base del collo e dietro il collo un centimetro. Poi cosa facciamo? Andiamo a fare la nostra fascia, quindi scendiamo dei centimetri del fianco. Per esempio io ero scesa di 10 centimetri dalla linea del seno, quindi qua cosa farò? Scenderò di 10 centimetri dalla linea del seno e anche dal centro della schiena di 10 centimetri. Tiro la mia linea, ecco qua. Okay, la ripasso con il pennarello. E vado a ritagliare sia il girocollo che la mia fascia della schiena.
Ok, quindi questa parte, come quella, come quella del davanti, andrò a chiudere la mia pence lo stesso. Ecco qua. E lo stesso andrò a fare sul dietro. Vado ad eliminare la pence. Posso o tenerla e cucirla, oppure la elimino dal fianco, va bene? Quindi tolgo i, questi qui sono, vedo quanto è, praticamente a me è 1,2 cm e vado a toglierlo dal fianco, quindi vado a togliere quel 1,2 cm. Da qua faccio così, quindi vedete voi se farla, cioè vuol dire cucirla, oppure se toglierla dal fianco. Vedete infatti che poi arriva qua, e fate voi come vi piace il modello. Per fare la manica potete usare il cartamodello della manica a campana a ruota che trovate tra i miei video. Vi metto il link per andarlo a recuperare direttamente. Bene, il nostro top con scollo a V e arricciatura sul seno è concluso. Noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie!